Tata Simona nasce da subito, praticamente da quando ero ancora quasi una bambina, nel senso che io già nell'età dell'adolescenza avevo chiaro il desiderio di voler lavorare con i bambini. La mia esperienza poi piano piano si è focalizzata su di loro con l'asilo nido. Ho cominciato a lavorare in asilo nido e poi la mia esperienza in Messico come volontaria mi ha assolutamente aperto, insomma, ulteriormente il cuore verso i bambini, i loro diritti e la loro tutela. Davvero un libro di consigli pratici, ma quali sono le domande più frequenti che ti fanno le mamme? Ma le domande sono quelle della gestione quotidiana, sono le paure quelle più quotidiane, quindi appunto dalla nanna alla papa, come gestire i capricci. Questo è un altro argomento, i genitori spesso si sentono inadeguati perché non riescono a gestire un capriccio di un bambino di fronte alla cassa del supermercato piuttosto che di fronte all'edicola perché vogliono quel giornalino o quel gioco. In realtà bisogna poi sempre prendere in considerazione che i bambini hanno un'esperienza tale per la loro età. Quindi la gestione delle emozioni di questi bambini, che sia la rabbia, che sia la gioia, qualsiasi emozione, loro la vivono all'ennesima potenza, sono emozioni allo stato puro e inevitabilmente è esponenziale la loro reazione, ma perché non sono in grado di razionalizzare determinate cose. Dobbiamo sempre metterci nei panni dei bambini, insegnandogli ovviamente piano piano a gestire le loro emozioni, ma senza troppa rigidità, perché poi bisogna anche comprendere il fatto che la loro esperienza, ripeto, è di un bambino di 2 anni, un bambino di 3 anni e non di più. Ansie, paure e insicurezze, ma quali sono gli errori da evitare? Allora, io dico sempre che anche se si commettono degli errori si può sempre riparare, perché un genitore che si pone la domanda "sto sbagliando" già di per sé è un genitore critico e quindi sicuramente il suo errore non sarà poi così madornale. L'errore che non bisogna correre però assolutamente è quello di sottovalutare i bambini, le loro esigenze e le loro necessità e di essere sempre con loro coerenti. Se si promette una cosa va mantenuta, è l'unico modo, è veramente l'unico modo per acquisire sempre di più fiducia in questo bambino. Il consiglio principale che possiamo dare a tutti i genitori? Di lasciarsi assolutamente trasportare dalle emozioni di avere questo bambino, di non farsi troppo prendere dalla serietà dell'essere genitore, che è una cosa importantissima, molto seria, questo è vero, ma la consapevolezza di un genitore c'è. Però ecco, anche lasciarsi trasportare, lasciarsi un po' abbandonare e farsi guidare dal proprio bambino, questo secondo me è fondamentale per vivere serenamente questo rapporto.